Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è. Benvenuti in questo mio nuovo psicocrimine. In questo psicocrimine voglio parlare di come dare un valore alle cose, di qual è il vero valore delle cose, che cos'è il valore, insomma, perché diamo un prezzo alle cose, qual è la verità dietro il costo degli oggetti. Insomma, quando paghiamo 100, stiamo veramente comprando 100? O ci stanno truffando? Cari miei psicocriminali, dobbiamo aprire il nostro terzo occhio, che in verità è il nostro vero unico occhio, e vedere veramente oltre il prezzo finanziario di un oggetto, oltre il suo costo, e vederne il vero assoluto valore. E allora lasciate che vi dica innanzitutto che, per esempio, una bacchetta magica, che valore ha? Dove la troviamo una bacchetta magica? Quanto la dobbiamo pagare per avere? Insomma, possiamo andare mica da Ollivander a comprarci la bacchetta magica, no? Ce la dobbiamo fare da soli. Dobbiamo andare da un albero, prendergli un ramo, lavorarla. Possiamo pagare gli attrezzi con i quali lavoriamo il legno. Ma all'albero cosa diamo in cambio del suo ramo? Insomma, il valore delle cose è relativo, ma va da sé. Lo sappiamo tutti che il valore delle cose è relativo, o no? Insomma, quando abbiamo sete, quando stiamo morendo di sete, quanto vale l'acqua? È inestimabile, bellissima questa parola, inestimabile, non gli puoi dare una stima, non gli puoi dare un valore, invalutabile già ha una connotazione molto più grigia di inestimabile. Inestimabile è un qualcosa che daresti tutto per averlo, perché è inestimabile. Insomma, come dare un valore alle cose se il valore delle cose è sempre relativo? Perché quando abbiamo bisogno dell'acqua per bere, per dissetarci, per non morire di sete, ecco che quell'acqua diventa inestimabile. Poi andiamo al supermercato e con un euro ci compriamo una cascita di acqua, figuriamoci. Cosa veramente stiamo dando quando compriamo un oggetto? Cosa stiamo dando quando compriamo un oggetto? Cosa sono veramente i soldi? Che valore hanno i soldi quando non li spendiamo? I soldi sono soltanto uno strumento per dare un valore alle cose, per fingere di dare un valore obiettivo e assoluto alle cose. E sì, ho detto fingere, perché il principio dell'economia è che le cose non hanno mai lo stesso valore. Quando dico le cose, intendo proprio le cose in generale, perché l'economia non va solo avanti grazie a oggetti materiali, c'è anche la finanza. La finanza si occupa di decidere quanto vale una moneta rispetto all'altra. Ma la moneta vale soltanto in funzione dell'economia, cioè del giro di oggetti all'interno di una comunità. E adesso, oggigiorno, cari miei psicocriminali, vi dico un bel segreto: sta andando tutto a quel pianeta, perché non c'è più un solo paese.
non c'è più un solo paese dove mandare tutti quanti. Vattene a quel paese, si dice solitamente. Dobbiamo dire vattene a quel pianeta oggigiorno, perché ci stiamo globalizzando. Possiamo usare qualunque tipo di valuta da qualunque tipo di stato. Possiamo entrare in qualunque tipo di mercato con qualunque tipo di valuta da qualunque tipo di nazione, di paese, grazie alla tecnologia, che aiuta tanto a diffondere velocemente i virus, ma aiuta anche tanto a diffondere velocemente la ricchezza finanziaria, non l'abbondanza, la prosperità, quella vera, no? C'era un video qua sopra che ho fatto sull'abbondanza. Quello che voglio dire è che cos'è il valore? Cos'è il valore? Il valore è relativo, il valore di un servizio o di un bene materiale è relativo. La conoscenza, le nozioni per un ignorante sono oro, perché senza quelle non sa che cacchio fare della propria vita. Mentre a un uomo che già possiede quell'informazione è impossibile vendergliela. Perché? Perché ce l'ha già. Insomma, l'uomo colto non compra informazioni che già possiede, sarebbe come vendere ghiaccio a un eschimese, va da sé. Ma insomma, il valore è un qualcosa di relativo. Cosa vuol dire che è qualcosa di relativo? Che è qualcosa di soggettivo. E cosa vuol dire che è qualcosa di soggettivo? Che se voi avete già capito che il valore di ogni bene materiale, di ogni informazione è relativo, come vi trovate, dove vi trovate, in che situazione di necessità vi trovate, avete già capito come dare un valore alle cose. Se avete capito che il valore per sua natura è relativo e soggettivo, sapete già come dare un valore. Insomma, dovete uscire dalla gabbia mentale del fatto che se un mercante vi dice che questo vale 100, quello vale 100. No, vale quello che decidete voi. Tempo c'era il baratto, e in realtà il baratto c'è ancora, ma è stato nascosto. È stato nascosto il baratto, c'è ancora. Noi adesso, oggigiorno, in cambio di beni e servizi, sono sempre esistiti i beni e servizi, fin dalla preistoria, non prendiamoci in giro adesso. I beni e servizi sono sempre esistiti, e un tempo si barattava un bene per un altro bene, un servizio per un bene. Cosa è successo? È successo che poi abbiamo inventato il bene materiale che potesse uniformare il valore delle cose, fingendo che esista un'obiettività, un assolutismo, un assoluto valore, un obiettivo valore delle cose. Questo bene materiale è la moneta. È la moneta perché aveva un valore? Perché era il metallo. E perché aveva un valore il metallo? Perché se andate a cercare metalli in giro, che sia l'oro in mezzo ai fiumi o andate in una miniera, insomma, che rottura di... Mamma mia, che fatica! Che fatica! Ci vuole una volontà infinita per buttare fuori del metallo bello, rifinito, pronto per fare strumenti e oggetti. Cioè, ci vuole volontà, cari miei, volontà. Il metallo era figlio della volontà, e oggi è figlio sempre della volontà. Però insomma, abbiamo le macchine oggigiorno, abbiamo tirato fuori talmente tanto metallo nell'arco di generazioni come specie umana, che adesso che noi siamo i figli, gli eredi di quelli che ci sono stati prima, siamo gli eredi della loro volontà, siamo gli eredi della loro ricchezza, e l'unico problema che abbiamo oggigiorno è ridistribuire i beni materiali. È come se facciamo a dire che c'è cum erata e cum merita, e quav pani nuav denti, e acutantu e acunenti. Insomma, dare un valore alle cose. Dare un valore alle cose è necessario per ottenere l'abbondanza, la prosperità, la ricchezza, anche finanziaria e materiale. Bisogna capire che il valore è sempre relativo, è sempre soggettivo, e come cambiamo noi
in ogni istante della nostra vita e cambiamo in funzione dei pensieri che abbiamo, delle emozioni che abbiamo, del passato che ci mettiamo alle spalle, quindi oggi non siamo quelli che eravamo ieri. E insomma, come cambiamo noi, cambia il valore che le cose intorno a noi hanno, perché il valore glielo diamo noi alle cose. Per me questa è importantissima, è la mia bacchetta magica. Per chiunque altro è un pezzo di legno del cazzo. Non la venderei neanche per 10.000 euro. Perché la mia bacchetta magica è un pezzo unico. È la bacchetta magica del profeta. Non è inestimabile. E questo è il valore che le do. Possibile barattarla con della moneta o della banconota, la carta moneta, la moneta fatta di filigrana di cotone, non di metallo. Insomma, per dare un valore alle cose, come dare un valore alle cose? Com'è possibile dare un valore alle cose? Basta uscire dalla gabbia mentale, che le cose abbiano un valore assoluto. Bisogna smettere di essere attaccati a quella somma di denaro che ci viene richiesta, per ottenere quel bene o quel servizio. Mettiamo che per un oggetto vi chiedano 1.500 euro, anzi no, un esempio peggiore. Mettiamo che per un servizio, per un corso di formazione vi chiedono 1.500 euro. Insomma, date 1.500 euro per avere una persona che vi parla. Chiaramente. E all'inizio vi dicono, sai, in realtà il corso vale 10.000 euro, costa 10.000 euro, ma siccome ci rendiamo conto che tu magari vieni da una situazione particolare, ti sponsorizziamo e ti paghiamo 1.500 euro. Cioè ti chiediamo di pagare 1.500 euro invece di 10.000. E questo è il cambio di valore delle cose. È così che funziona il mondo oggigiorno. E non c'è niente di male. Perché? Perché è un gradino necessario come specie umana, come società economica e finanziaria, per andare avanti. Per andare avanti, prima era peggio, cari miei, me lo ricordo dalle incarnazioni precedenti, e prima ancora di questo mondo capitalistico, mamma mia, vogliamo tornare al Medioevo, dove non c'era modo di ottenere beni e servizi, punto, che quando avevi un'ascia eri un uomo con l'ascia. Cioè, eri invincibile, poi si spaccava l'ascia ed eri rovinato. Oggi un'ascia costa 30 euro. Ma perché siete voi, miei cari psicocriminali, a voi l'ascia la farò, no, non a 30, ma con lo sconto a 27. Affrettatevi. Il gesto umano di volontà, la fatica del corpo, la salute. Perché senza la salute non possiamo fare un lavoro fisico, senza un lavoro fisico in realtà non usiamo neanche le macchine oggigiorno. Queste sono cose inestimabili, completamente inestimabili. Ma veramente, se voi vi trovaste in una situazione di dover pagare per avere la salute, ci pensereste? No, sai, mi tengo la malattia, vado avanti altri 3 anni, guarisco da solo. La verità è che potete guarire da soli. Se avete un blocco qua dentro, e qua dentro, col cazzo che guarite! Per questo le emozioni sono qualcosa di inestimabile, la gioia è qualcosa di inestimabile, perché è dalla gioia che parte la salute. Eppure poi, quando il comico, invece di 1.500 euro a biglietto, ce ne chiede 30, diciamo, vabbè, ma che cazzo sto pagando a fare per una risata? Lasciate fare, imparate a dare un valore alle cose, imparate a vivere nel qui ed ora, nel qui ed ora, perché per il semplice e sempiterno e ripetuto all'infinito dal profeta principio del pantarei, del tutto scorre, o in ogni istante il valore delle cose cambia. E d'altra parte, chi
chi si compra all'ingrosso 10.000 pezzi di quell'oggetto e poi ve lo rivende maggiorato nel prezzo, sta facendo questo, sta facendo esattamente questo. Compra quegli oggetti e poi ne aumenta il prezzo, ci mette la tacca, cosiddetta, così nel così modo di dire, di strada. Il mercato, come lo si fa nelle bancarelle, con le cash it in giro, è lo stesso identico mercato che si fa in borsa, con i begli abiti, con i biglietti da visita, col sito internet pagato 10.000 euro da un tizio che da solo l'ha fatto e non ha messo neanche i codici di sicurezza. Può entrare chiunque senza nessuna credenziale e modificare il sito internet, figuriamoci. Il valore delle cose, cari miei, è relativo, ed è relativo a quello che scegliete voi. E se credete in voi stessi, se credete in voi stessi, altro link qui sopra in descrizione su come credere in voi stessi, se credete in voi stessi, imparate a dare voi un valore alle cose, che è sempre soggettivo, sempre, sempre. E quindi non sentitevi in colpa, miei cari psicocriminali, se il primo vestito della vostra collezione di moda parte direttamente da 10.000 euro. Non esiste la scalata. Potete iniziare dal gradino 10.000, non dovete iniziare a fare abiti da 10 euro, potete partire dal massimo. E allora, questo è semplicemente come dare un valore alle cose, questo è semplicemente il valore che hanno le cose. Miei cari psicocriminali, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video sugli altri social, se volete mi potete mettere in contatto direttamente con me, farmi una qualunque domanda, e siccome siete voi sarà gratis. Miei cari artisti, miei cari risvegliati, miei cari incantatori, miei cari psicocriminali, io a questo punto vi ringrazio tanto di cappello per la visione e vi auguro come sempre il meglio e solo il meglio. E vi saluto fino al prossimo psicocrimine.